Salve, in questo video oggi vedremo come collegare un normalissimo tablet Android, un tablet da 7 pollici, anche molto molto economico perché si parla di un'ottantina di euro, ed è la Nordmende, è un tablet da 7 pollici ed è dotato di una cuffia auricolare, di una presa USB nel caso in cui volessimo andare a collegare sia un dispositivo di memoria esterno USB che un modem GPRS, l'alimentazione e una card da 16 giga. Quindi oggi vedremo tutto quello che abbiamo fatto per l'iPhone, il collegamento a Zimbra come account, il collegamento dello Zoiper, il collegamento in VPN alla nostra rete, lo vedremo reso disponibile per Android. La versione Android è la 4.0. Buona visione! La cosa che ci appresteremo a fare è il collegamento di un account sul nostro Android nella sezione email all'account Zimbra. Quindi inseriamo l'indirizzo email nostro, biebol@biebol.it come esempio, e con la relativa password di accesso. Utilizzeremo come account un account di tipo Exchange, anche perché sul nostro server Zimbra è stato installato ZExtras Suite, perché stiamo comunque parlando di Zimbra di tipo open source. È chiaramente stato offuscato per ragioni di sicurezza. Clicchiamo su Exchange, andiamo a definire il dominio e lo mettiamo come Biebol, e il server utilizzeremo in questo caso un indirizzo IP interno alla rete LAN. Ciò non toglie che potremo anche utilizzare l'indirizzo IP fisso della nostra DSL. Utilizziamo la connessione sicura SSL e accettiamo tutti i certificati SSL. Andiamo avanti, Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile. Andando ancora avanti, potremo già mettere le mani sulle nostre email, dovunque ci troviamo e quindi in mobilità. Ecco qui, subito si sta allineando e potremo subito vedere la posta in arrivo. È chiaro che il collegamento con un'utenza di tipo Exchange porta alla configurazione automatica sia della posta elettronica, sia dell'agenda e sia la rubrica. Quindi in questo caso saranno allineati anche i contatti, e come potremo vedere potremo direttamente scrivere una nuova email utilizzando i contatti memorizzati sul nostro server Zimbra, allineati chiaramente ad ogni accesso del nostro Android. Quindi andiamo a scrivere un'email con inf, vengono subito, diciamo, nella tendina è subito presente tutta la sfilza di account presenti all'interno del nostro Zimbra server. Eccolo qua. È chiaro che saranno, come ho detto precedentemente, allineati anche gli appuntamenti e quindi l'intero calendario presente nel nostro account di Zimbra. È chiaro che se decidessimo di inserire un nuovo appuntamento all'interno del calendario utilizzando il nostro Android, potremo tranquillamente trovarcelo all'interno della nostra utenza di Zimbra. Come ho detto precedentemente, proviamo a scrivere un nuovo appuntamento.
Lo salviamo. E via, è subito presente. E chiaramente sarà presente all'interno del nostro account di Zimbra, come si può vedere. La cosa che ci appresteremo a fare adesso è collegare la nostra valigetta di Zimbra direttamente all'Android utilizzando un software che si chiama WebDAV Navigator. Quindi la prima cosa da fare è andare direttamente nel Play Store e fare una ricerca all'interno del campo ricerca andando a inserire il termine WebDAV Navigator. Ci apparirà subito il software di cui abbiamo bisogno, che è il WebDAV Navigator Lite. Chiaramente lo installiamo e si presenterà direttamente sul nostro desktop. Una volta mandato in esecuzione, non dovremo fare altro che creare chiaramente un nuovo link alla nostra utenza Beeble. Quindi aggiungiamo server, andiamo a inserire chiaramente un identificativo, in questo caso andremo a inserire valigetta Zimbra. E successivamente chiaramente il server, l'indirizzo IP del server di Zimbra utilizzando il link che vedrete in questo caso, che vedrete di seguito. In questo caso chiaramente come ho detto precedentemente il link corrisponde a un indirizzo IP della LAN, un indirizzo IP statico interno. Ciò non toglie che potremo anche mettere l'indirizzo esterno fisso della DSL o lasciare, come vedremo successivamente, l'indirizzo IP statico interno, ma collegarci attraverso la OpenVPN, chiaramente dall'esterno della nostra rete LAN. Dipende dai nostri criteri di sicurezza che vogliamo adottare. Come nome utente utilizzeremo chiaramente il nome utente della valigetta, quindi beable@beable.it, l'utenza che ci interessa collegare in valigetta, la password chiaramente è offuscata. E subito avremo la possibilità di accedere ai file presenti nella nostra valigetta direttamente dal nostro tablet. Come nello stesso caso dell'iPhone visto precedentemente, possiamo sia caricarli e addirittura fare una fotografia e memorizzarla direttamente all'interno della nostra valigetta. Apriamo un documento a caso, un'immagine, e verrà subito aperta. Chiaramente la velocità di apertura del documento è legata chiaramente alla rete che stiamo utilizzando. Procediamo con l'installazione di un client OpenVPN per Android. Rechiamoci sul Play Store e nel campo chiave per la ricerca inseriamo OpenVPN. Ne troverà un po', quindi quello che ci serve ed è utile è OpenVPN for Android. Dopo chiaramente averlo installato, lo troveremo direttamente sul desktop. È chiaro che procedendo nella visualizzazione del tutorial 14 possiamo vedere come si crea una OpenVPN su un firewall pfSense e come si esporta un archivio di configurazione che ci servirà per poterlo chiaramente importare nel client OpenVPN per Android. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere questo archivio, decomprimerlo e trasferirlo sul nostro Android. Per far questo avremo bisogno di un software, quale il Wi-Fi File Transfer Pro,
come vedrete adesso, per trasferire questi tre file, frutto della decompressione dell'archivio di cui abbiamo parlato precedentemente. Quindi li andiamo a selezionare dal nostro computer e li andiamo a inviare nel nostro Android. Eccoli qua, ora sono presenti. E li possiamo importare dall'interno del client. Quindi andiamo su Import, andiamo a trovare il file .ovpn e facciamo l'importazione. Andiamo a inserire il nome utente. Quando lo andremo ad attivare, ci verrà chiesto la password che andremo a inserire. È chiaro che questa login e questa password non esiste più, è solo stata creata per scopo esplicativo. Eccolo qua. Ora l'unica cosa che possiamo provare a fare è raggiungere un servizio interno alla LAN aziendale. Chiaramente dall'esterno dell'azienda, da un'altra LAN. Quindi possiamo provare ad accedere al server Zimbra utilizzando invece dell'indirizzo IP esterno l'indirizzo IP interno della LAN. E funziona, eccolo qui. Quindi il nostro collegamento OpenVPN ha avuto esito positivo. L'ultima cosa che dobbiamo fare è installare il client SIP EAX Zoiper. Quindi andiamo sempre su Google Play, usiamo come chiave di ricerca Zoiper e installiamo il software Zoiper EAX and SIP Softphone. Questo ci consentirà di fare telefonate tramite la VPN e usare quindi il nostro Android come se fosse un interno al centralino presente in azienda, in qualsiasi punto ci possiamo trovare. Come vedete, siamo sempre collegati alla nostra VPN. Eccolo installato. Lo apriamo. E procediamo subito alla configurazione, andando a creare un nuovo account. Chiaramente possiamo creare sia un account SIP che IAX, in questo caso ne creeremo uno IAX, ma non dovremo andare ad aprire alcuna porta sul firewall per fare port forwarding sul centralino, quindi miglioreremo ulteriormente la nostra sicurezza. Come host inseriamo l'indirizzo IP del nostro centralino asterisk. Come username andremo a mettere chiaramente username e password e caller ID l'account configurato sul nostro centralino asterisk e subito dopo potremo procedere nell'effettuare un test. Chiaramente ricordiamoci di inserire all'interno della configurazione dell'account la partenza all'avvio, enable on start, affinché subito all'apertura dello Zoiper l'interno si possa registrare col nostro centralino. Facciamo subito una telefonata al cellulare, utilizzando il 9 come prefisso. Il 9 identifica tutte le rotte di uscita. Eccolo qui.
Chiaramente non si può ascoltare la chiamata, ma vi garantisco che funziona. Eccolo qui. Ho appena risposto alla telefonata. La telefonata avviene e l'audio si sente in entrambe le direzioni. Arrivederci al prossimo video tutorial.